Buongiorno, benvenuti in questo vlogmas numero 23. Allora, oggi sono andata a fare la spesa, ma vi faccio lo svuoto la spesa pre-natalizio. Perché ho preso alcune cose, ma domani dovrò andare a prendere la cosa più importante che sarebbe il pesce. Quindi domani venite con me lo stesso. Intanto ho preso due di pomodoro Napoli e nel frattempo me li vado a usare perché oggi c'era già un bel casotto. Poi ho preso questi salatini lunghi. Non so se li vedete, ma in Italia ci sono anche, sono i pretzel ma fatti in lunghezza, salatini. Poi ho preso le briochine, queste qua, con la Nutella bianca. Ok, posso dopo. Ho preso una di insalata di 150 grammi, non sto lì a dirvi prezzo perché non ho preso neanche lo scontrino. Questa qui. Poi ho preso uno di pane, che noi questo qui lo mettiamo in forno, è la stessa cosa di quello che si prende al panificio. Uno di salsiccia, questi qua, che io poi andrò a togliere la parte, come si dice? Comunque, la andrò a sfilare e andrò a metterla nella schiacciata insieme alle patate. Ho preso uno di ragù, non si sa mai, può sempre servire, così faccio anche il ragù. E uno di questo qua, esattamente, petto di pollo che andrò a fare le cotolette. Poi uno di uova che non deve mai mancare, un altro di farina, anche se avevo 2 kg, ho preso un altro, non si sa mai, infatti mi sono infarinata. 2 di lievito perché vanno a ruba in questo periodo, uno di raclette, questo è il formaggio, quello che si scioglie nella macchinetta, questo qua. Per 400 grammi sono per 2-3 persone. Uno di yogurt, questo greco con il miele, buonissimo, dovete assaggiarlo assolutamente, sono veramente veramente buoni, ci sono vari gusti, c'è naturale, mi sembra con i lamponi e miele, io preferisco questo al miele. Ho preso 2 di mozzarella, queste qua da mettere sempre nella schiacciata. Uno di parmigiano, sto prendendo uno alla volta perché la suocera mi sta mandando dalla Sicilia 2 kg di parmigiano per mio marito, quindi questa qua. Infine ho preso i limoni. Limoni che mi servono per domani, comunque per dopodomani per fare il salmone. Noi mettiamo limone e olio di oliva. Adesso mio figlio più grande, sento che mi aiuta tantissimo, lo ringrazio tantissimo, 1000 volte. Senza di lui non saprei cosa fare. È andato. Ah, ho preso anche questo, Mulla Milch alla cioccolata bianca. Ho preso anche le patate, scusate, ma le ho già posate perché mio figlio me le ha posate. E stavo dicendo, è andato a prendere la confezione di latte intera e la confezione di Coca-Cola, così almeno me la tengo a casa e non sto lì a impazzire. Ah, mi manca la Coca-Cola, mi manca cosa. L'acqua comunque ce l'abbiamo già, usiamo questa noi, perché al piccolino piace gasata, quindi la Miti, Mineralwasser Naturalisch, però è medium. Non è né forte né troppo. E nel frattempo questa è la mini spesa per prenatalizia. E nel frattempo ho pulito già la cucina, sto
Stavo guardando Antonella Clerici, nel frattempo mi sono messa al computer, infatti adesso vi porto con me, aspettando il mio figlio che mi porti la pizza, perché sto facendo la pizza surgelata oggi. Non so come vi sentite, però ho il microfono. E niente, questo è quanto. Finalmente, grazie, grazie cognato, ti ringrazio, anche se non mi segui nel canale, ma ti ringrazio mille volte. Fortunatamente, con la storia del pacco, mio cognato questa settimana è in ferie, perché magari non si sa, la bambina nasce prima, eccetera, eccetera, si è messo in ferie, ma poi comunque ce le ha anche dopo, quando nasce la bambina. Quindi il termine comunque è per l'11 di gennaio, però non si sa mai, perché essendo che la bambina si muove spesso o magari non ha più spazio, comunque va tutto bene, la bimba è bellissima e sta benissimo. Fortunatamente, stavo dicendo, c'è mio cognato in ferie ed è andato fino al deposito della SDA, delle Poste Italiane. E quindi il pacco l'ha recuperato là. Grazie, grazie, grazie veramente, perché sennò ero disperatissima, perché dentro non c'era niente di valore, però sono sempre cose che comunque abbiamo comprato per la piccolina e per l'altro nipotino, anche se lui non può prenderle adesso, appena si vedranno, perché non si possono spostare tra comune e comune se non hai l'autocertificazione. Comunque, finalmente il pacco è arrivato, adesso lo apriranno più tardi, perché comunque lei lavora a casa di sua mamma come babysitter, quindi meno male, perché già mi stavano venendo le arterie così. Purtroppo l'errore non è stato né di mia cognata né del corriere, ma l'errore è stato mio, perché lei in pratica abita in una frazione, e io non ho messo quella frazione, ma ho messo solo la città. Quindi, essendo che c'è anche la via in quella città, il casino è stato quello, che in pratica il pacco è arrivato in una destinazione dove non doveva arrivare, però il corriere l'ha portato indietro, per fortuna. Quindi adesso mi metto a lavorare un pochettino sul computer, perché sto cercando di modificare alcune cose sul canale, caricare altri video, e nel frattempo mi porto avanti con il lavoro. Comunque il Natale si sta avvicinando e speriamo. E nel frattempo deve arrivare anche il pacco dalla Sicilia, quindi oggi partirà, però arriverà dopo le feste, quello vi faccio un video a parte, anche perché la suocera vuole vedere un video reazione del bambino, quindi io vi farò partire il video e poi parlerò come se parlo a mia suocera o ai parenti, perché è giusto così. Mio papà e la compagna sua e mia suocera gli hanno mandato alcune cose per i bambini, vabbè, per noi. Ok, quindi ci vediamo dopo. E vi aggiorno. Ora ho appena finito la live a sorpresa e sono qui che la sto riguardando, vero? Abbiamo fatto la live, io voglio stare sul divano. Poi comunque è un po' movimentata perché ci sono i bambini a casa, quindi non stanno dormendo, comunque è sempre così. Comunque l'ho messa online, chi la volesse vedere comunque può andarla a rivedere. Benvenuti alla mia prima live, quindi diciamo che è andata bene, dai, sono contenta. Nel frattempo poi stasera uscirà l'altro video, stanotte uscirà l'altro video per domani. E niente, grazie, grazie a tutti quelli che mi hanno seguito nella live, e grazie a Paolo Channel che mi ha consigliato di entrare alla live questa qua, perché io vedevo che anche lui fa la live, però dicevo, boh, magari io non posso farla perché non ho 1000 iscritti, invece posso anch'io farla, perché poi ho visto anche Marco e Basta, iscrivetevi anche al suo canale,
che in pratica l'ha fatta anche lui con 100 iscritti, quindi diciamo che sono contenta, dai. Prima live superata, yeah! E grazie a tutti, a Patti, a Dani, a Anna Maria, il mio relax, poi chi c'era? C'era Mariano, Brigitte. Adesso ti faccio scrivere. C'era Brigitte. Oddio, se mi dimentico qualcuno, ragazzi, scusate, ma non ho proprio la visiera dei nomi qua della live. Non mi esce. Quindi vi ringrazio a tutti e ci vediamo alla prossima live. Sicuramente la farò quando c'è un po' più di silenzio. E soprattutto, dai, ci siamo un po' divertiti parlando così, chiacchierando. 40 minuti e 20 secondi, direi anche. Che sono belli. Comunque, ci vediamo dopo che do un po' di retta al piccolino perché sennò fa pasticci. Ciao. Ora sono qua sul divano, sono le 7:15. Il piccolino sta guardando il computer. Marsha e Orso. E nel frattempo sta aspettando che finisca mio marito di lavorare, così metterlo sulla pasta. Ma io non mangerò perché non ne ho fame. Non so perché. Comunque, anche questo video Mars è finito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina perché per le prossime live e soprattutto per il prossimo video. Io sicuramente oggi è il 22, quindi domani ci sarà l'ultimo video, sì, amore, ci sarà l'ultimo video che registrerò come Vlogmas, perché poi il 24 andrà online una collaborazione. Quindi io vi saluto qua, vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani per i saluti e gli auguri. Ciao!